Nuova pillola su Artista Dentro. Ciao! Oggi parliamo nuovamente di dizione e ti darò due consigli su come mantenere l'allenamento su questa materia molto articolata e affascinante. Te lo svelo dopo la sigla. Intorno a te nessuno parla in dizione, eppure tu vuoi continuare questo cammino verso la pronuncia, l'articolazione, la postura e la respirazione corretta, ma a livello sonoro continui ad essere contaminato da inflessioni regionali, da dialetti, da pronunce non corrette. Quindi come fare? Come fare se i tuoi genitori continuano a parlare nel modo non dizione, quindi non corretto? Amici, se sei abituato a guardare video di youtuber che non conoscono la dizione, sei continuamente bombardato da tutto ciò da cui stai scappando per formarti in modo corretto. Quindi cosa fare? Ci sono due strade utili che ti possono accompagnare veramente tutti i giorni senza darti troppi fastidi, perché puoi veramente attingere a queste due cose in qualsiasi momento. Ti consiglio di farlo però tutti i giorni. Prima, scegli un audiolibro letto da un doppiatore o da un attore professionista in dizione e ascoltane un pezzo tutti i giorni, almeno 20 minuti, mezz'ora tutti i giorni, ma se tu riuscissi a fare 2 o 3 sessioni al giorno sarebbe veramente il top. Puoi scegliere tra diverse librerie, c'è la libreria di audiolibri di Amazon, per esempio Audible mi sembra che si chiami, oppure c'è un sito della RAI che si chiama Ad Alta Voce, dove tu puoi andare assolutamente gratuito e puoi scegliere di ascoltare un audiolibro letto da un professionista della voce, quindi la dizione sarà praticamente perfetta. In alternativa puoi scegliere di guardare un film doppiato in italiano, un film magari hollywoodiano. Perché ti dico hollywoodiano? Perché solitamente i grandi attori internazionali hanno un doppiatore di tutto rispetto, quindi puoi scegliere veramente il film che ti piace, magari un film che hai già visto e che conosci, soffermandoti solo sulle parole, su come sono pronunciate, ok? Puoi addirittura scegliere da YouTube, scegliere da Netflix se hai l'applicazione sul cellulare, neanche guardare le immagini, mettere le cuffiette e ascoltare come doppiano i doppiatori, come utilizzano la pronuncia delle parole. Puoi anche decidere di tornare indietro, di riascoltare una parola se non hai capito. Quindi prenditi questi due strumenti, prenditi il tuo tempo e coltiva la pronuncia, che è una parte della dizione, e cerca di renderla tua e di far sì che entri piano piano nella tua routine quotidiana. Sono veramente due cose molto semplici, ma che ti possono cambiare, ti assicuro, ti possono cambiare la prospettiva e puoi sentirti meno solo, perché quando si studia dizione e si è da soli in questo percorso, perché le persone vicino non hanno necessità o il desiderio di affrontare, di approcciare questa materia, ti senti veramente da solo, perché non sai da che parte aggrapparti, a meno che tu non stia frequentando una accademia, quindi sei insieme ad altre persone che stanno studiando come te, persone che magari sono più avanti e dalle quali puoi apprendere, puoi parlare, avere un dialogo con persone di questo settore che parlano e utilizzano la dizione tutti i giorni. Ma se così non è, non ti preoccupare, puoi veramente attingere da queste cose: audiolibri letti in modo professionale e film, serie TV doppiati in modo professionale. Addirittura, se sei un amante degli anime, puoi scegliere un anime doppiato in italiano da professionisti e ascoltare quello. Quindi puoi decidere veramente di spaziare in tutti i settori, in tutti i generi che più
ti piacciono e far sì che la dizione sia sempre al tuo fianco. Sembra veramente semplicistico questa videopillola, ma ti aiuterà un sacco. Se il video ti è piaciuto lascia un like, se hai domande o se vuoi comunicarmi qualcosa scrivi nei commenti, attiva la campanella per non perdere i prossimi video, vai a recuperare le altre pillole, gli altri video, perché possono, se non li hai ancora visti, darti una mano e accendere una luce su un qualcosa che per il momento per te è oscuro o in ombra. E come dico sempre, live with passion always. Alla prossima, ciao!